discorso che ha fatto Aurelio Longo, per dire che la peggior cosa che possiamo fare è far fallire la società. Nel senso che tra i debiti della società ci sono circa 30 milioni di fornitori, e bene o male dietro i fornitori ci sta anche qualcuno che lavora e che magari, a prescindere dalla qualità del lavoro e a prescindere dai conteggi che vengono fatti sui stati di avanzamento lavoro, eccetera. Io però voglio andare un attimino più avanti e far sul serio i nomi delle persone, perché nel questo ampio conflitto di interesse che si è manifestato e che è stato visto, ci sono ovviamente le responsabilità di singoli sindaci che pro tempore hanno governato, diciamo così, o erano soci a nome per conto del loro comune, della società, ma non è assolutamente detto che se un socio è stupido, il management o chi dirige la società deve essere per forza stupido. Se le assemblee del lato, cioè gli stessi sindaci che sono membri e sono i soci della GSP e nello stesso tempo sono anche i sindaci che fanno parte del consorzio BIM, cioè qua non c'è solo il dottor Jekyll e Mr. Wright, ma c'è evidentemente qualcuno altro e bisogna trovargli un nome. Sicuramente il dottor Jekyll e Mr. Wright, l'ingegner Piccoli, il quale, oltre a essere sindaco di Sedico e dal 2003, se non sbaglio, presidente del BIM, è dipendente prima della ex azienda speciale quando si gestiva solo il gas e poi è diventato dipendente della GSP. E siccome la GSP ha solo due dirigenti, uno è il dottor Belli, che è il capo amministrativo, e uno è l'ingegner Piccoli, evidentemente qualche responsabilità per conoscenza viva della materia, cioè dal di dentro, dal di fuori e dal di sopra, bisognerebbe chiamarlo. Perché ha ragione il signor Piero Bazan quando dice che il capro espiatorio sta diventando rocò, ma se l'è cercato. Perché se ogni volta che si fa un allacciamento, si fa il comunicato alla stampa e Franco Rocon dice che l'acquedotto di Rivamonte, che è stato sospeso, la cui erogazione o perché si è rotto una valvola o perché si è rotto un tubo, è stato sollecitamente, come dire, riparato, no? È evidente che c'è una sovraesposizione, ma se l'è cercata lui. Ma se l'è cercata lui anche perché vi sono comunque nelle società per azioni, nel diritto civile che sovraintende alla società per azione, responsabilità assolutamente diverse tra azionista, socio azionista, collegio sindacale, società che fa la revisione e manager, cioè coloro i quali mandano avanti la società. L'altra sera all'assemblea di Orzes, il dottor Franco Rocon, un altro, anche questo, un altro mistero, non sul fatto che sia dottore, ma sul fatto di come sia diventato dottore, comunque questa è una cattiveria. I cittadini di Castellavazzo che lo sanno come è diventato dottore, è merito loro, diciamo così. Mi sono perso il ragionamento. Comunque l'altra sera a Orzes il dottor Franco Rocon ha detto, e non mi ricordo più cosa che era, quello che non ha detto niente di importante. No, non è che non abbia detto niente di importante, ha detto che, che loro dal punto di vista del bilancio, sono 110 fogli, sono assolutamente tranquilli perché il loro bilancio è certificato. Sergio Rolong ha ricordato poco fa che anche il bilancio della Parmalat era certificato, ma non era certificato da un'azienda di certificazione di poco conto, era certificato da uno delle principali aziende di certificazione mondiale. Quindi questo non vuole assolutamente niente. Ciò che però mi fa specie in tutto questo dibattito che c'è anche sulla stampa e tra di noi è che nessuno mette in discussione su come è stata gestita la società. Perché anche questo è un aspetto importante, perché la giustificazione che dà il management, e l'altra sera l'ha ripetuto, dice che loro hanno fatto un piano di investimenti perché il lato li era obbligato a fare, che se non lo facevano avrebbero pagato le penali.
ma non ha nessun senso una giustificazione del genere dal punto di vista di un presidente di un consiglio di amministrazione di una SPA, per quanto sia una società particolare, speciale. Quindi siamo in una situazione in cui tutti quanti sostanzialmente dicono non è colpa di nessuno, però qualcuno ha delle responsabilità molto serie e molto pesanti, credo. Anche perché in tutta questa situazione della GSP, eccetera, devo stare attenti a quel che voglio dire, c'è comunque, attorno a questi attori, c'è comunque la lobby che gira, la lobby delle centraline, della speculazione e della privatizzazione di fatto dell'acqua, perché quando ce la tolgono poi dai torrenti se la appropriano, e manca anche un discorso di identità, secondo il mio punto di vista, o comunque di appartenenza, che comunque l'acqua è vero che è un bene pubblico, ma è la montagna prevalentemente che la produce, e è alla montagna, con tutte le sue difficoltà, che deve essere ristornato qualcosa perché rimane. Perché altrimenti un modo molto semplice per risolvere il problema è far saltare la condotta, sai Tabacchi che non mi devi prendere sul serio, far saltare la... Ho salutato il mio amico della pubblica sicurezza che è qua, che poi siccome ci conosciamo è opportuno che nel rapporto questa frase non venga riportata, far saltare l'acquedotto della Val di Piero, no? Che dà acqua prevalentemente alla Trevigiana, e così anche il buon Zaia forse se ne andrà, perché l'altro aspetto scandaloso che è stato detto e ripetuto è che al lato di Verona sono stati dati 14 milioni, se ricordo bene, al lato di Vicenza sono stati dati 9, al lato di Belluno mi risultano 800 mila. Sergio Rolongo è qua, è in consiglio regionale, molto ben remunerato, quindi queste cifre le sa tutte. Grazie.